Martedì della settimana santa, la prima lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12. Anche noi dunque, circondati da un così gran numero di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso il peccato che ci intralcia, corriamo con perseveranza nella corsa. 2. Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. 3. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. 4. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato, 5. E avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui. 6. Perché il Signore corregge colui che egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. 7. Ed è la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non è corretto dal padre? 8. Se invece non subite correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, allora siete degli illegittimi, non dei figli. 9. Del resto noi come correttori abbiamo avuto i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita. 10. Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come loro sembrava bene. Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua santità. 11. In verità ogni correzione sul momento non sembra causa di gioia ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. 12. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia infiacchite, 13, e fate passi diritti con i vostri piedi, perché il piede zoppicante non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Gesù, autore e perfezionatore della fede, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce disprezzando il disonore. Ora siede alla destra del trono di Dio. Umiliò se stesso facendosi obbediente sino alla morte. Ora siede alla destra del trono di Dio. Questa lettura possiamo cogliere due aspetti. La lotta contro il peccato e l'accettazione della correzione. L'autore ci invita a tenere fisso lo sguardo su Gesù, che in cambio della gioia che gli era posta innanzi, essendo figlio di Dio, pensate, il grande amore che ha avuto Dio, la grande obbedienza del figlio che ha accettato e ha voluto soffrire. Ha voluto rinunciare alle sue prerogative divine, alla sua gioia, alla sua felicità. Avrebbe anche potuto salvarci tenendosi questa gioia, questa felicità, però non ci avrebbe salvati totalmente, perché per salvarci c'era bisogno del suo sacrificio, del suo sangue. Allora, ecco, siamo invitati a guardare a Gesù. Stamattina nel Vangelo
Gesù, a cena con i suoi, nell'ultima cena, si turba profondamente. Ecco, guardare a Gesù in questi giorni significa assumere i suoi sentimenti. Sta andando verso la morte, una morte umiliante, una morte che poi, diciamo che la sua sofferenza, che è infinita, e la sua sofferenza è anche perché, nonostante il suo amore, il suo sacrificio, molti non approfitteranno di questo. Ecco, il combattimento contro il peccato, l'esempio ce lo dà il Signore. Il Signore è stato il primo uomo sulla terra che non ha combattuto contro eserciti, contro un nemico in carne ed ossa, ma ha combattuto contro il principe dei demoni, contro il peccato, per vincerlo e per dare a noi la vittoria. Però anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Ecco perché l'autore dice: non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato. Come? Bisogna resistere fino al sangue? Dobbiamo rovinarci la salute, insomma, perché dobbiamo perdere il sangue. Eh sì, nel senso che non abbiamo scuse di fronte al peccato, come dicevano i santi, meglio morire da morte ma non peccati. Quindi non c'è nessuna scusa di fronte al peccato. Pensate a quanti, pur per non peccare, si sono lasciati uccidere, martiri. Non abbiate paura di quelli che, dice il Signore, quelli che possono uccidere il corpo ma non possono fare niente all'anima. Vede piuttosto colui che può far perire è il corpo e l'anima. Accanto a questo, quindi, nella lotta contro il peccato c'è d'aiuto anche la correzione fraterna, la correzione dei nostri superiori, la correzione che ci dà la vita stessa, che dobbiamo accettare anche se nel momento, come dice il versetto 11, non reca gioia ma tristezza. Nessuno prova piacere ad essere corretto, ad essere rimproverato, però se uno accetta la correzione, poi questa accettazione, questa obbedienza, reca un frutto di pace e di giustizia e quindi anche di gioia. Ecco, per terminare, quindi l'autore si rifacendosi alla Isaia e Proverbi, dice: rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia infiacchite, fate passi diritti con i vostri piedi, perché il piede zoppicante non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. E Sant'Agostino, in un suo scritto, dice, a proposito del piede zoppicante, no? Dice: va bene, ma tu anche se hai il piede zoppicante, continua anche col piede zoppicante. L'importante è che cammini per la tua strada. Bene, allora facciamo questo proposito di lottare contro il peccato in maniera decisiva, in maniera drastica, non trovando scuse, e cerchiamo anche di accogliere, di accettare le correzioni che ci vengono da più parti. Dal libro sullo Spirito Santo di San Basilio Magno, Vescovo, unica la morte al mondo e unica la risurrezione dei morti. L'economia di salvezza di Dio nostro Salvatore consiste nel rialzare l'uomo dalle sue cadute e nel farlo ritornare all'intimità divina, liberandolo dall'alienazione a cui l'aveva portato la disobbedienza. La venuta di Cristo nella carne, gli esempi di vita evangelica, le sofferenze, la croce, la sepoltura, la risurrezione, sono per la salvezza dell'uomo, perché abbia di nuovo
mediante l'imitazione di Cristo, l'adozione al Figlio di cui era dotato all'inizio. Per l'autenticità della vita cristiana è dunque necessario imitare non solo i suoi esempi di dolcezza, di umiltà e di pazienza manifestati durante la vita, ma anche la sua stessa morte. Lo dice San Paolo, imitatore di Cristo, divenuto conforme a lui nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Ma come possiamo renderci conformi alla morte di lui? Facendoci conseppellire con lui per mezzo del battesimo. Qual è allora il modo della sepoltura e qual è il frutto della sua imitazione? Prima di tutto è necessario interrompere il modo di vivere di prima. Ma nessuno può arrivare a tanto se non rinasce di nuovo, secondo le parole del Signore. La rigenerazione, infatti, come emerge dalla parola stessa, è l'inizio di una seconda vita. Perciò, prima di iniziare una seconda vita, bisogna porre fine alla prima. A coloro che sono arrivati alla fine del giro nello stadio, si dà un po' di sosta e di riposo prima di far loro iniziare un altro giro. Così anche nel mutamento di vita appare necessario che la morte si interponga tra la prima e la seconda vita, e che questa morte costituisca la fine della condizione precedente e l'inizio di quella futura. E come dobbiamo morire, cioè compiere la discesa agli inferi, imitando la sepoltura di Cristo per mezzo del battesimo? Infatti, i corpi di coloro che vengono battezzati, in certo modo sono sepolti nell'acqua, perciò il battesimo significa, in maniera arcana, la deposizione delle opere della carne, secondo quello che dice l'Apostolo. In lui voi siete stati anche circoncisi, di una circoncisione però non fatta da mano d'uomo, mediante la spogliazione del nostro corpo di carne, ma della vera circoncisione di Cristo. Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo. E il battesimo, in certo qual modo, lava l'anima dalle brutture che si accumulano su di essa a causa delle tendenze della carne, secondo quanto sta scritto: lavami e sarò più bianco della neve. Per questo motivo noi conosciamo un unico battesimo di salvezza, dal momento che unica è la morte al mondo e unica la risurrezione dei morti, delle quali cose figura è il battesimo. Battezzati in Cristo Gesù, siamo stati immersi nella sua morte. Uniti a lui nell'immagine della morte, lo saremo anche nella risurrezione. Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte. Uniti a lui nell'immagine della morte, lo saremo anche nella risurrezione. E la confessione è chiamata il battesimo delle lacrime. Ci si può battezzare una seconda volta, ma per i peccati che si susseguono nella nostra vita abbiamo questo, diciamo, battesimo delle lacrime, che è la confessione, che voi da casa non potete fare quella sacramentale, ma potete comunque chiedere perdono al Signore ed essere perdonati con un sincero atto di contrizione, accusandovi dei vostri peccati davanti al Signore e con la promessa di confessarvi non appena finisce, se ho la possibilità, se quando finirà l'emergenza. E proprio per questo ci sono varie liturgie, credo che ci sia anche quella del Papa, ma domani per esempio per la diocesi, no, di Palestrina e Tivoli c'è alle 17:30 in diretta a YouTube, poi daremo le indicazioni, e sulla pagina Facebook del Vescovo c'è una liturgia penitenziale che ci aiuterà appunto a fare una bella confessione, che è comunque valida perché ci libera dai peccati.